Nella sacra ellenistica Grisola Boccetta, la più antica di Reggio Calabria, dopo il restauro e il bando di affidamento, è stata riconsegnata alla cittadinanza. L'associazione Ulisses, presieduta da Maria Cagliostro e aggiudicataria dell'avviso pubblico destinata alla gestione dell'area, insieme all'amministrazione metropolitana e alla soprintendenza, hanno presentato il programma delle attività che vi si svolgeranno per il mese di luglio e le linee guida degli eventi annuali curati insieme a sette soggetti partner. Nei mesi scorsi la città metropolitana ha realizzato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato la recinzione dell'area, il ripristino della passerella interna e il rifacimento dell'impianto idrico e di illuminazione. L'associazione Ulisses si incaricherà di proporre varie attività, sia di intrattenimento che di ricerca e valorizzazione, che avranno inizio dalla seconda settimana di luglio e comprenderanno teatro, musica, danza, un salotto di scrittori ed eventi interamente dedicati al pubblico più giovane. Presenti alla riconsegna dell'area anche il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace e il consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio. Sì, non è una novità, la città metropolitana ha investito in maniera importante in questo per rendere fruibile nuovamente questo sito molto importante non soltanto appunto per il comune di Reggio Calabria, ma rientra tra quelli che sono i siti archeologici della città metropolitana e oggi insieme all'associazione Ulisses con la presidente, la professoressa Cagliostro, presenteremo quelle che saranno un po' delle attività, parte delle attività che verranno appunto essere svolte dentro quest'area, in maniera tale anche da poter offrire a coloro che ne avranno voglia di poter scoprire quest'area un po' nascosta nella nostra città e quindi renderla aperta non soltanto appunto ai cultori dell'archeologia, ma soprattutto anche a coloro che ai tanti, per esempio, mi viene da pensare le scolaresche, diciamo, ai tanti ragazzini che non conoscono sfortunatamente tanti posti, diciamo, importanti della nostra città. Ed è un momento anche bello, diciamo, per viverlo insieme alle nostre associazioni, a cui va un mio particolare ringraziamento, che ci danno una grossa mano d'aiuto, ovviamente, per metterle a disposizione dentro un piano turistico in maniera più completo. Finalmente Grisola Boccetta rivive e rivive grazie all'impegno della città metropolitana che ha compiuto degli interventi di restyling di questo spazio importantissimi e poi rivive grazie a un avviso pubblico che ha fatto il settore 2 della città metropolitana, grazie al quale si è individuata all'esito delle procedure amministrative previste l'associazione Ulisses per la stipula della convenzione per la gestione di questo spazio. Abbiamo il dovere di far rivivere i nostri beni culturali, abbiamo il dovere di renderli nuovamente fruibili per i cittadini e le cittadine, per i turisti e per le turiste, ma soprattutto abbiamo il dovere di creare sinergie con le realtà associative del nostro territorio, ma abbiamo soprattutto il dovere di partecipare a questi eventi di spessore per la nostra città, per offrire sempre più, come dire, un programma culturale degno di nota. E oggi con l'associazione Ulisses presentiamo gli eventi che saranno realizzati all'interno di questo spazio, ma questo spazio, nella circostanza fattuale della ricorrenza del 50° anniversario dei Bronzi, avrà anche alcune iniziative, per la celebrazione di questo importante anniversario. Un primo programma per il mese di luglio. Noi abbiamo avuto la consegna dell'area solo pochi giorni fa, però c'era un lavoro preliminare di contatti con altre sette associazioni che sono partner, hanno firmato con noi un protocollo d'intesa che fa parte proprio del progetto e quindi ci sentiamo abbastanza forti. Sono associazioni importanti come Scena Nuda, il Touring Club. Faremo una postazione informativa e divulgheremo tutto quello che ci daranno gli enti di materiale turistico, sia l'amministrazione civica che quella, chiunque, quella metropolitana che è proprietaria dell'area. Contiamo di aprire per ora soltanto 3 mattine a settimana, ma rimane l'apertura tutti i giorni, eccetto la domenica, per gruppi, cioè apriamo anche soltanto per un gruppo di minimo 15 persone.